Pronto? Pronto? Oddio, oddio, cosa posso fare? Dite voi cosa posso fare? Sono qui da sola, non ho nessuno. Aiutatemi! Parte con un annuncio sconvolgente, la telefonata di un truffatore che chiama un anziano fingendosi un maresciallo e gli comunica che un suo congiunto, nella maggior parte dei casi un figlio, ha causato un grave incidente stradale. Una notizia che suscita apprensione nel pensionato che viene subito rassicurato dal finto maresciallo. Sì, salve signora, non si preoccupi, ora le spiego. Se lei paga 3.000 euro, noi non lo mandiamo in prigione. Voglio qualcuno senz'altro, non mi abbandonate, c'ho una certa età, mi sento male, non ho nessuno, come faccio? Aiutatemi, aiutatemi! Il truffatore alla fine riattacca e dopo pochi istanti arriva una seconda telefonata. A chiamarla questa volta è una persona che si finge un avvocato e che le suggerisce di saldare la somma con denaro contante o oggetti preziosi. Signora, sono un avvocato amico di suo figlio. Fra poco arriverà da lei un mio collaboratore. Lei si fidi e consegna a lui i soldi. Scusi, avvocato, non ho i soldi per il momento, ma faccio il possibile. Non c'è problema, se i soldi non li hai in casa vanno bene anche dei gioielli. C'è anche sì, un pochino di qualcosa di gioielli. Perfetto, allora vado a prenderli che fra poco arriva da lei il mio collega, grazie. D'accordo. Sì, prego. Arrivederci. A questo punto bussa alla porta il collaboratore del finto legale e l'anziana, appena lo vede, gli consegna tutto quello che ha pur di aiutare suo figlio. Una volta presi i gioielli e il denaro, l'incaricato si dilegua velocemente e l'anziano, purtroppo, scopre solo in un secondo momento di essere stato truffato. Pensate che a Fano, dall'inizio dell'anno, sono già 8 le persone rimaste vittime di questo raggiro e a questi anziani, che vivono soli, non è restato altro da fare se non sporgere denuncia al commissariato.